Ciao a tutti. Esatto. Oggi, come avete visto dal titolo, parleremo di smart working. Effettivamente, lo smart working sta cominciando a far parte delle vite di moltissimi lavoratori, tanto che uno studio del Politecnico di Milano ha rilevato, ho qua i dati alla mano, che nel 2019 570.000 sono stati i lavoratori in modalità smart working, o home working, come si potrebbe definire. C'è stato un aumento anche poi notevole, perché rispetto al 2017, per esempio, si registravano 400.000 lavoratori smart working e la crescita è stata sempre più costante. È stato fatto tra l'altro un campione su 189 aziende, il 72% di esse utilizza lo smart working o comunque ha investito soldi per far lavorare i propri dipendenti in sicurezza da casa. Questo chiaramente ha sollevato dei dibattiti sul discorso della produttività e del benessere, perché effettivamente se uno lavora da casa può essere anche più produttivo, stare meglio, perché comunque nell'ambiente domestico e quindi potrebbe sentirsi più a suo agio. Altri invece dicono che la produttività invece venga meno in questi casi, sottolineando il fatto che ci sia la possibilità appunto di un aumento notevole dello stress dovuto fondamentalmente è un'interconnessione costante. Tant'è che il dibattito poi si è spostato sul discorso come separiamo la sfera lavorativa dalla sfera del riposo. Allora, è venuto fuori questo nuovo termine, no? Il diritto alla riconnessione, cioè la possibilità di non rispondere ad incarichi lavorativi quando si è fuori dall'orario di lavoro. Effettivamente stare tante ore davanti a un computer, oltre a causare lo stress psicofisico, può danneggiare anche gli occhi, effettivamente è così. Io, per esempio, che al computer ci lavoro spesso, porto questo tipo di occhiali che permette di contrastare, per esempio, le luci blu degli schermi e molto altro. Quindi questo sicuramente consente alla vista di non stressarsi troppo. Nel mondo come viene visto lo smart working? Indubbiamente l'Italia, grazie a questa crisi, dovrà attuare un processo proprio per rinnovarsi in merito al lavoro da casa e convertire il tutto, ecco, più che altro su via telematica, che sia anche per la burocrazia, gli uffici pubblici e via dicendo. Nel mondo invece, Google, per esempio, ha protratto il telelavoro, la modalità di telelavoro, fino al 2020, fino alla fine del 2020, dando oltretutto un'indennità di 1000 dollari a tutti i dipendenti per crearsi l'ufficio in casa, fondamentalmente. Cosa mi perdo poi? Beh, tra l'altro ha ideato dei turni a rotazione dal 6 luglio che prevedono che il 10% dei lavoratori passi in sede, in ufficio, una volta ogni 2 settimane. Chiaramente poi questo quantitativo di ingressi dei lavoratori aumenterà, sarà incrementato, soprattutto da settembre, con un aumento del circa 30%. Chiaramente Google, come tantissime altre aziende, credono nelle interconnessioni umane, nel lavoro tra le persone, proprio a livello fisico, pratico, concreto, e nel contatto, quindi sicuramente non abbandoneranno in maniera completa questa modalità di lavoro. Non ci resta che vedere le evoluzioni in merito a questo campo. Nel frattempo l'Italia però perde 500.000 posti di lavoro e la cosa è piuttosto grave. Effettivamente non a tutti è andato bene questo lockdown perenne di 2 mesi e mezzo e si è visto come soprattutto nel settore ristorativo si faccia tanta fatica a ripartire. Ma non solo quello, ce ne sarebbero tantissimi altri da nominare, tantissime altre categorie che meritano attenzioni, che al momento il governo sta faticando a dare. In merito a questo, anche qua vedremo le evoluzioni del caso. I dati Istat dicono che comunque la disoccupazione è calata rispetto ai periodi della crisi del 2011. Ovviamente, grazie, cioè questo in parte lo sapevamo, però cala anche la disoccupazione perché c'è molta meno gente che cerca lavoro. Gli inoccupati, gli inattivi sono veramente tanti. Chiaramente la gente non è più stimolata a cercare un lavoro perché non ci sono gli incentivi giusti. Vedremo dunque, ripeto, come si evolverà la situazione. Restate attivi, connessi, perché nei prossimi giorni ci saranno tantissimi altri nuovi video. Bella a tutti e ci vediamo.